Bella ragazzi, io sono Maci e siamo qui in questo episodio a raccontare l'ultimo grande evento Marvel, ovvero Secret Wars, evento veramente importante nella storia della continuity Marvel, veramente epico e veramente, veramente grande, proprio grande a livello di come scopo, veramente grande. Abbiamo qui il primo numero di Secret Wars, numero 1 di 9, scritto da Jonathan Hickman e Ezra Dribbick. E in questo video andremo a raccontare tutto quello che succede su Secret Wars, quindi piano piano andremo a, diciamo, virtualmente a leggere, a riepilogare tutti i numeri di Secret Wars e a discuterne, io vi dirò le mie opinioni al riguardo. Ovviamente bisogna fare un attimo una premessa. Secret Wars non è un evento, diciamo, che si può, secondo me, prendere al volo e leggere senza avere un minimo di conoscenze di fondo per quanto riguarda la continuity dell'universo Marvel. Questo perché Secret Wars è il culmine di altre serie scritte da Hickman, ovvero Avengers e Illuminati, che venivano prima di questo, tutte e due scritte da Hickman. Ormai già iniziate 4 anni fa più o meno, se non mi ricordo male. Quindi per tutti questi anni Hickman ha costruito una storia che si è evoluta nel tempo e che culmina con Secret Wars. Quindi questo vuol dire che potete prendere Secret Wars anche come evento singolo. Volete leggere questo grande evento? Prendetelo. Non, diciamo che non riuscirete a capire tutto o comunque a gustarvelo al meglio, perché ve lo gusterete al 100% solo se avrete seguito tutto quello che Hickman ha fatto fino a qui con le altre serie. È un evento comunque, diciamo, la cui importanza forse sovrasta questo discorso. Se magari siete un po' neofiti dell'universo Marvel e volete partire, diciamo, col botto, volete prendere un fumetto Marvel, prendete questo qui. Sappiate che questo sancisce la fine di molte cose e l'inizio di altre. Quindi, ora incominciamo. Allora, nella prima parte del video andremo a leggere e vedere quello che succede in Secret Wars numero 1. Quindi, se non volete spoiler, non guardate la prima parte del video e andate alla seconda, nella quale magari diciamo le ultime considerazioni finali. Partiamo con il leggere del preambolo, le note inizio pagina, queste qua per intenderci, scritte da Marco Rizzo, che ci danno un buon incipit per capire che cosa riguarda Secret Wars. Tutto muore, una condanna lapidaria che da mesi pervade le pagine delle avventure degli Avengers, i Vendicatori. Un conto alla rovescia inarrestabile è iniziato quando alcuni degli uomini più potenti della Terra hanno scoperto uno strano fenomeno chiamato incursioni, in cui un mondo parallelo soccombe a favore di un altro. Per spiegarvela in parole povere, un'incursione è questo. Allora, non sono semplicemente due mondi che si scontrano, sono due mondi paralleli, in questo caso la Terra, quindi due Terre che si scontrano. È come se io adesso aprissi la finestra, ok? Vado qui, apro la finestra, guardo fuori dalla finestra e c'è un'altra terra che mi sta venendo addosso, ok? C'è quindi una cosa incredibilmente, un'apocalisse in poche parole, tra due terre parallele. La scoperta di queste incursioni la si deve agli Illuminati, una selezione delle più brillanti menti tra i supereroi della Terra 616, uno degli infiniti mondi del multiverso e scenario di innumerevoli avventure targate Marvel Comics. Quindi la Terra 616 è la Terra nella quale si sviluppano tutte le storie che conosciamo dell'universo classico della Marvel. Negli scorsi mesi abbiamo quindi scoperto che le incursioni sono ordite da onnipotenti, dagli onnipotenti arcani, che sono queste figure cosmiche incredibilmente potenti che riescono a distruggere universi per capriccio. Per tentare di fermarli, eroi di spicco hanno perso la vita, mentre personalità malvagie si sono riunite nel gruppo conosciuto come Kabala e hanno usato metodi ben più brutali, sacrificando interi universi.
Adesso restano due soli mondi sopravvissuti, Terra 616 e Terra 1610, ovvero l'universo Ultimate. Quindi diciamo che alla fine di tutto, quando andremo a leggere Secret Wars, gli unici due universi sopravvissuti sono quello classico e quello Ultimate, quindi i due più famosi. Le due realtà stanno per collidere e i campioni di entrambi i mondi non se ne andranno senza lottare. Questo cataclismico scontro sta per avvenire ed è tutto quello che vi serve per iniziare a leggere Secret Wars, il più devastante evento Marvel di sempre. Quindi allora iniziamo a leggere Secret Wars e Secret Wars parte in maniera un po' enigmatica con, diciamo, l'uomo molecola, Dottor Destino e Stephen Strange che si trovano a cospetto degli arcani o comunque si trovano a cospetto della fine dei tempi, no? Questo abisso di potere degli arcani che appunto dicono loro: noi siamo gli arcani, sognatori, distruttori, la realtà intera è un nostro capriccio. Chi osi opporsi a noi e Destino, diciamo con fare deciso e un po' arrogante come suo solito, si mette in primo piano e dice: io, Destino. Stephen Strange, Dottor Destino e l'uomo molecola sono i tre che sono andati a fondo nel problema e sono gli unici che sono andati veramente faccia a faccia con questi arcani. Dopodiché parte il vero macello, perché siamo subito in mezzo all'azione, in mezzo all'apocalisse. Difficile qui dare un ordine a quello che succede, nel senso che tantissimi personaggi sono coinvolti, Guardiani della Galassia, vari X-Men, Inumani, Capitan Marvel, Capitan America, Spider-Man, veramente tantissimi personaggi e non solo loro, anche molti personaggi secondari, sia dell'universo classico che dell'universo Ultimate, perché tutti e due i mondi sono a cospetto, ci troviamo con le due terre veramente una sopra all'altra che si stanno per scontrare. In poche parole, quello che succede qui è che il gruppo conosciuto come Kabala ha un suo modo per cercare di sopravvivere all'incursione, mentre il gruppo con i Fantastici 4, la Fondazione Futuro e T'Challa, quindi Pantera Nera, hanno una scialuppa di salvataggio che dovrebbe permettergli, diciamo, di sopravvivere all'incursione e sperare di sopravvivere fondamentalmente, non sperano in niente di più. Abbiamo in tutto questo casino, abbiamo gli eroi dell'universo Ultimate e dell'universo classico che si scontrano perché cercano di eliminarsi a vicenda fondamentalmente. Abbiamo ad esempio Captain Marvel contro Iron Man dell'universo Ultimate, vediamo appunto i Guardiani della Galassia, vediamo Hulk, un macello totale, una vera e propria apocalisse. Palazzi che crollano da tutte le parti, meteore che scendono dal cielo, una vera e propria fine del mondo in tutti i sensi. E ogni, diciamo, ogni piccolo gruppo di eroi, comunque i nostri personaggi, cerca di cavarsela come può. Ognuno fa quello che può. Vediamo Ultimate Spider-Man che cerca di, diciamo, inavvertitamente va in contatto con altri membri della Cabala e si ritrova in una situazione un po' sgradevole, cioè nel senso che si ritrova chiuso dentro questa sottospecie di navicella che la Cabala userà per cercare di salvarsi la pellaccia. Quindi Ultimate Spider-Man si ritrova insieme alla Cabala. E mentre, diciamo, il casino totale continua, abbiamo una piccola scenetta che a me è piaciuta molto, in cui vediamo Wilson Fisk, quindi Kingpin, che invia una mail ad altri supercriminali dicendo praticamente che, beh, è la fine del mondo e lui avrebbe voluto morire con, diciamo, guardando gli altri dall'alto al basso. Non può, perché non può fare niente per fermare quello che sta succedendo, allora dice: va bene, venite qui, offro da bere a tutti, brindiamo e vaffanculo, no? Cioè, nel senso, tanto dobbiamo morire tutti, chi se ne frega. E in tutto questo, mentre vediamo Bullseye, l'Uomo Sabbia e altri che brindano, vediamo dalla porta entrare una figura che ben conosciamo, quindi Frank Castle, Punisher, che dice: signori, si dice che quando moriamo non possiamo portarli con noi. Quindi mi chiedo, rumore di fucile che si carica, cosa ne farò di tutti questi proiettili?
Quindi questa è una piccola scenetta in mezzo al casino totale che succede, che ci mostra che Frank Castle non abbandonerà mai la sua missione di giustiziere nemmeno nell'Apocalisse. Abbiamo Natasha Romanoff che cerca di portare delle risorse alla navicella dei Mr. Fantastic e altri, però viene presa e distrutta. Vediamo Ciclope che in tutto questo casino possiede un uovo di Fenice, quindi Ciclope si ritrova col potere dell'entità cosmica nota come Fenice, e non è la prima volta che Ciclope ha questo potere, con relativi problemi che ne susseguono. E incominciamo a vedere che C'Challa, quindi Pantera Nera, grazie all'utilizzo dei poteri di Eden, uno degli Avenger, che può teletrasportare le persone, riesce a portare sulla scialuppa alcuni personaggi. Vediamo Star-Lord, Capitan Marvel, Thor, Thor Donna, Spider-Man, tutti catapultati sulla navicella, e allo stesso tempo vediamo la navicella invece della Kabala, che anche lei parte, diciamo, prende il volo. Il tempo stringe, anche Ciclope si ritrova sulla navicella di Pantera Nera. Il tempo stringe e vediamo veramente questa scena con i due mondi che sono vicinissimi, fulmini, casino totale da tutte le parti, meteore ovunque, e la navicella di Mr. Fantastic e Pantera Nera ha una breccia nello scafo, quindi succede immediatamente un dramma nel dramma quando una parte della navicella si stacca, va in pezzi ed è la parte con passeggeri, con su Storm e altri, e quindi vediamo su Storm, quindi la donna invisibile, che usa i campi di forza per cercare in tutti i modi di contenere i pezzi della navicella, ci prova in tutti i modi, e in questo momento c'è un Mr. Fantastic nel panico che dice: Challa, Pantera Nera, abbassa gli scudi della navicella così posso raggiungerli e riprenderli a bordo. Quindi vediamo su Storm che veramente sta cercando di fare il possibile per tenere insieme la navicella con i suoi poteri. Vediamo Mr. Fantastic che si allunga per cercare di prenderla, ma su Storm non ce la fa e la navicella scoppia in mille pezzi, o perlomeno quel pezzo di navicella scoppia in mille pezzi. Quindi vediamo Mr. Fantastic completamente nel panico. Pantera Nera riabbassa, cioè riattiva subito gli scudi perché non c'è più tempo. E poi vediamo questa scena con questo bianco opprimente in cui vediamo la navicella che cerca di andare verso il centro dell'incursione perché sarebbe teoricamente il punto più sicuro per cercare di sopravvivere. E poi vediamo letteralmente i due mondi che si scontrano. E abbiamo, diciamo, l'ultima parte finale del fumetto con Mr. Fantastic, che in questo bianco opprimente dice: ho creduto nel domani, ho nascosto quella convinzione nel mio cuore, una fortezza contro un mondo che divora la speranza. E qui abbiamo un flash con gli occhi di Dottor Destino. Vedete, in questo bianco abbiamo un flash con gli occhi di Dottor Destino. Mr. Fantastic continua e dice: ma le pareti ora sono crollate e il bianco diventa nero. Abbiamo delle pagine completamente nere, così. Sono stato sopraffatto e non spero né credo più in nulla, con la pagina totalmente nera. E infine abbiamo questo Universo Marvel 1961-2015, Universo Ultimate 2000-2015. Questo era Secret Wars 1. E cosa dire? Inutile dire che la sensazione che si ha sin da subito è che non c'è speranza per nessuno, cioè nel senso non è un evento in cui i supereroi possono andare oltre le difficoltà e vincere. Qui non possono fare niente gli eroi, ok? Perché nessuno può fare nulla. Due mondi che si scontrano, due mondi paralleli che si scontrano, non è una cosa che riescono a risolvere. L'unica cosa che riescono a fare alcuni è
cercare di salvarsi con delle navicelle. Cioè, questa è l'unica cosa che gli eroi possono fare. Quindi questo ci ricorda che ci sono delle forze cosmiche, ok, che regolano l'universo Marvel, che non si possono controllare. Quindi eventi come questo possono succedere e se ci sei dentro sei fottuto fondamentalmente, perché qui letteralmente muoiono i due universi, ma proprio letteralmente, e muoiono tutti. Tutti i personaggi muoiono qui. Tutti quanti. Ovviamente, quindi è molto epico, no? Ha un feeling molto epico già dal primo volume. I disegni sono di Ezra Dribic, quindi a me piacciono tantissimo. L'abbiamo già visto in Thor e anche in altre storie. I suoi disegni a me sono un po' particolari, ma sembrano veramente dei quadri certe volte. Sono veramente bellissimi. Comunque, abbiamo, diciamo, si vede chiaramente che Hickman ha voluto spostare il focus della storia su alcuni personaggi e non su tutti. Nonostante in questo primo numero compaiano tantissimi personaggi durante la battaglia, sono dei veri e propri cameo, cioè è solo per farti rendere conto che tutti sono coinvolti in questo evento, ma il focus non è su di loro, è proprio sull'evento in generale. E in particolare su certi altri personaggi. Sicuramente vediamo il Dottor Strange, il Dottor Destino e l'Uomo Molecola che sono al fulcro della cosa perché erano loro al cospetto con gli arcani. E poi vediamo che il focus è più spostato sulla Kabbalah e, diciamo, Mr. Fantastic, Pantera Nera e la navicella di salvataggio, la scialuppa. Quindi ci possiamo aspettare una storia che riguardi più loro e non altri, quindi se magari speravate di vedere Iron Man, Capitan America in questo evento, no, non è l'evento giusto. Questo evento parla di altro. Ciò nonostante, a me è piaciuto molto già dal primo volume perché ti lascia proprio con l'amaro in bocca. Ti lascia sia con l'amaro in bocca, ma anche con la voglia di dire: ma adesso cosa succede, no? Perché letteralmente qui finisce tutto. Cioè, se loro avessero voluto fare un evento in cui la Marvel non pubblicava più storie e finiva lì l'universo Marvel, dovevano finire così. Cioè, sembra proprio la fine di tutto. Quindi molto bello e molto ben realizzato, secondo me. Diciamo che succedono veramente tante cose in una sola botta, diciamo, in un solo numero, però questo non va a modificare il mio parere. Secondo me spacca veramente il culo perché ti lascia proprio con la voglia di sapere adesso cosa succede. E quindi funziona bene. Mi è piaciuto molto questa parte, diciamo, umana di Mr. Fantastic che vediamo nel panico quando non riesce a salvare Sue Storm e il resto della scialuppa che si era staccato. Lo vediamo subito, lo vediamo distrutto e capiamo, diciamo, il suo stato d'animo dalle ultime parole che sono le sue, che finisce con la pagina nera che secondo me è molto d'effetto, no? Riesce bene nel suo intento. Per finire vorrei un attimo fare una considerazione usando le parole di Marco Rizzo nelle note di fine volume, spiegando un attimo meglio come siamo arrivati qui e spiegando un attimo meglio il concetto degli arcani. Questa è una pippa mentale, cioè ve lo dico sinceramente, Hickman ha fatto una storia complessissima in questi 4 anni che sono veramente una pippa mentale, quindi una cosa un po' complessa. Comunque, i cosiddetti Re d'Avorio sono le versioni adulte e più potenti degli arcani, capaci di annientare mondi per capriccio. Ci è stato rivelato inoltre che Dottor Destino è Rabu Malal, uno spietato sedicente in Dio in lotta con il Re d'Avorio. Destino è stato disposto ad annientare incursione dopo incursione uno dei due pianeti in conflitto con l'altro, servendosi di fidati seguaci come i Cigni Neri, e uno di questi Cigni Neri fa parte del gruppo conosciuto come Kabbalah. Nel conflitto si era inserita una terza forza, i Preti Neri, capeggiati da un'altra nostra vecchia conoscenza che era inizialmente mascherata, ovvero il Dottor Strange. E infine, Strange e Von Doom hanno unito le forze e con loro c'è il
L'uomo molecola, l'instabile e potentissimo Owen Rees, reclutato dal dottor Destino. Abbiamo scoperto che una creatura è degli arcani, cruciale nell'innesco di queste incursioni. Destino e Owen Rees hanno ucciso ogni molecola nelle altre dimensioni, causando la fine di ognuna di esse, finché col dottor Strange non hanno deciso di affrontare gli arcani insieme, e quindi li ritroviamo di nuovo, si chiude il cerchio, torniamo all'inizio di questo, con loro tre che scrutano davanti alla fine dei tempi, davanti a questi arcani. Quindi, questo era Secret Wars 1, vi ho detto la mia opinione, ma che cosa ne pensate voi, se lo avete letto? Se vi è piaciuto il video, mettete un mi piace, commentate qui sotto, iscrivetevi al canale. E io sono Maci e ci vediamo presto per la prossima parte col numero 2, e ci vediamo presto al prossimo video. Ciao a tutti!